la solenne inaugurazione della 30ª legislatura, preceduta da uno squadrone di corazzieri a cavallo e da due battistrada in parrucca bianca e livrea rossa con alamari d'argento, la berlina reale di gala, trainata da tre pariglie di cavalli lussuosamente bardate con gualdrappe rosse e argento, lascia la reggia portando Sua Maestà il Re Imperatore, che ha alla sua sinistra il Principe di Piemonte e di fronte il Duca d'Aosta e il Duca di Spoleto. Nella seconda carrozza reale sono il Conte di Torino e i Duchi di Genova, di Pistoia e di Bergamo. Il maestoso corteo si snoda per via 24 maggio e via 4 novembre, lungo le quali ali di popolo, che hanno già applaudito il precedente passaggio della sovrana, acclamano con fervore alla Maestà di Vittorio Emanuele III, diretto al Parlamento per inaugurarvi con l'altissima parola e l'augusta presenza la prima Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Sede di Piazza Montecitorio, i quadrumviri, i membri del governo e quelli del Gran Consiglio, i rappresentanti del corpo diplomatico, i senatori e i consiglieri nazionali componenti le delegazioni. Annunciato da un altissimo applauso, giunge il Duce. Lo squillo delle campane di Montecitorio saluta il corteo della Regina Imperatrice, che scende dalla berlina accompagnata dalla Principessa Maria di Piemonte e seguita dalle Duchesse d'Aosta e di Genova. Pochi minuti dopo giunge il corteo del sovrano, cui si faranno incontro le deputazioni del Senato e della Camera, con alla testa i due presidenti, le loro eccellenze Suardo e Costanzo Ciano. Dieci minuti dopo l'ingresso nell'aula della sovrana, Sua Maestà il Re Imperatore, accompagnato dal Duce e seguito dal Principe di Piemonte e dagli altri principi reali, attraversando il corridoio dei giornalisti e il salone del transatlantico, fa il suo ingresso nell'aula, dove un'indimenticabile ovazione gli esprime la devozione incondizionata della 30ª legislatura. Signori senatori, signori consiglieri nazionali, nessun dubbio sfiora la mia mente per quanto riguarda l'avvenire del popolo italiano, avvenire garantito dalle armi e dalla sempre più profonda coscienza unitaria nazionale, temprata alle dure prove della guerra e ai compiti non meno ardui della pace.